Benvenuti dal Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, quest'oggi in campo, appunto la squadra di casa del Santa Marinella contro la CISCO Roma, gara valevole per l'undicesima giornata della Serie C1, girone A. Ricordiamo anche la classifica, brevemente la CISCO Roma attualmente in seconda posizione a 25 punti, una posizione più indietro, proprio il Santa Marinella, 23 punti, all'occasione di scavalcare gli avversari. Le formazioni sono disposte già in mezzo al campo, ci sono i rituali normali, prima di questo match si sta decidendo appunto quale delle due squadre attaccherà per prima, in quale campo si posizieranno in questo primo tempo. Un match davvero molto interessante si prospetta tra queste due formazioni. Ricordiamo la Santa Marinella consueta casacca giallo-nera, risponde la CISCO Roma in casacca rossa. Tutto pronto per il calcio d'inizio con la CISCO Roma che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Già pronti i due bomber sul punto di battuta, il numero 21 Ciuffoletti. Ma andiamo a leggere velocemente anche le formazioni. Iniziamo dalla squadra ospite che si schiera in campo a difendere i pali, il numero 1 Manni, poi laterale a destra il numero 5 Currò, anche capitano della formazione. C'è anche il numero 4 Bagarà ad aiutarlo nel reparto difensivo, poi il numero 21 Ciuffoletti e il numero 6 Baldarà. Come inizia subito questo match con un pallone portato in avanti dalla CISCO Roma, subito fallo laterale battuto dal numero 5, c'è questo scambio sulla metà campo, il 5 Currò cerca il compagno, serve per Bagarà, ancora uno scambio con il capitano, il 5 Currò, possesso palla lento in questa prima fazione di gioco, intanto il movimento a rientrare Badalacco perché il Santa Marinello recupera il pallone con il numero 5 Tagnini, il vice capitano che porta avanti questa azione, serve il numero 12, continua ancora un pallone smistato sulla destra, si studiano le due formazioni con il Santa Marinella adesso in possesso palla, ancora una volta sull'out di sinistra, sbaglia questo appoggio il numero 3 Frusciante, Davide Frusciante, che va a comporre la formazione titolare del Santa Marinella, alla quale si aggiunge anche il numero 1 Giordano Rocchetti a difendere i pali. La CISCO Roma continua il possesso del pallone. Lancio in profondità, il colpo di testa, palla recuperata dal numero 3 Frusciante. Si passa dalla parte opposta. Ancora un pallone un po' troppo lungo, c'è una rimessa in campo sull'out di sinistra, sul versante difensivo della CISCO Roma, che ricordiamo attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Ancora uno scambio orizzontale a centrocampo, possesso del numero 4 Bagalà, cerca un compagno, sbaglia l'appoggio però il numero 5 nei confronti di Ciuffoletti che non riesce a controllare, ancora una rimessa in gioco che sarà affidata al numero 3 Frusciante Davide. Tagnini, ancora per Frusciante, si inverte con il numero 5. Ancora una fase d'attacco un po' lenta e orizzontale per il Santa Marinella che vuole provare la conclusione. È ben disposto però la CISCO, ma attenzione la puntata tentata da Tagnini, bloccata dal difensore della CISCO Roma. Ancora Santa Marinella in attacco. Uno contro uno, pallone per il numero 9 Piovesan che prova il sinistro. Pallone che esce al lato, ma c'è un tocco segnalato dal direttore di gara e quindi si riprenderà il gioco con un calcio d'angolo. Pallone messo in mezzo per il numero 9 che prova la conclusione al volo. Piovesan manda alto sopra la traversa, quindi nulla di fatto, ma prima occasione per la formazione di casa. Ciuffoletti porta avanti la sfera, doppio passo per Ciuffoletti, ancora una finta, si prende un rischio,
Pallone che viene recuperato e allontanato dal difensore Tagnini della Santa Marinella. Sfuma questa azione, allora la Cisco prova a controllare, si infila in mezzo a due giocatori, il numero 21 Ciufoletti. Contropiede del Santa Marinella, è il numero 12 Contino che perde inizialmente il pallone, recuperato poi dal compagno di reparto Piovesan. Ci sarà un fallo decretato dal direttore di gara, primo fallo in favore del Santa Marinella. Viene chiamato lo schema quando siamo giunti al quinto minuto di gioco di questa partita, che ancora stenta a decollare, quantomeno nelle azioni pericolose, ma è davvero iniziato da poco l'appoggio per il numero 3. Uno schema non viene capito da Contino, quindi nulla di fatto, di nuovo rimessa in gioco per la Cisco. Badaracco per il numero 21 Ciufoletti, che appoggia dietro per Currò. Pallone smistato dalla parte opposta, ancora Currò. Pallone troppo in avanti, preda di nessuno se non del portiere della Santa Marinella. Badaracco, lo scambio con il capitano Currò. Non sa a chi passare il pallone Currò, prova una finta. Si ricomincia da Bagalà. Retropassaggio per Manni. Ricomincia l'azione dei rossi. Currò, il capitano centralmente, pallone che finisce per Sereni, che intanto è entrato sul parquet della Santa Marinella. Pallone largo, attenzione a questa azione, il sinistro per il numero 3 Frusciante, sull'auto di sinistra Frusciante si porta il pallone sul sinistro diagonale che non inquadra lo specchio della porta. Seconda azione per il Santa Marinella, che sta palesando qualche cosa in più fino a questo momento, decisamente più volitiva la compagine di casa, che adesso gioverà di una rimessa laterale già avvenuta. Pallone orizzontale per il numero 3 Frusciante. Ancora Tagnini per Frusciante, lungo linea questo pallone per il compagno di squadra, si riparte dal numero 5 Tangini, poi c'è la conclusione del numero 12 Contino Francesco, che ha provato da una posizione un po' complicata, pallone che non è finito però di molto alto sopra la traversa, controllata la traiettoria però da Manni, numero 1 estremo difensore della Cisco. Ancora un pallone allontanato, si ricomincia con Currò che porta avanti il pallone. Bagalà allarga a sinistra, riceve ancora Bagalà, filtrante per il compagno di squadra che tenta il dribbling senza riuscirci. Allora il Santa Marinella ancora con Castelli. Currò riceve il pallone, lo smista ancora a destra, c'è libero il numero 12 Contino, poi Tangini, la conclusione, è costretto a mettere le mani in Manni su questa conclusione dalla distanza. Sarà calcio d'angolo il secondo di questo match, ancora un pallone alto per il numero 3 Frusciante che prova la conclusione, c'è una deviazione, ottimo Manni a respingere ma recupera il pallone Piovesan che prova a mettere in mezzo, attenzione il 12 appoggia per il compagno, c'è l'opportunità per
Tangini che preferisce smistare a destra, poi Frusciante di nuovo con il destro, sta spingendo sul pedale dell'acceleratore il Santa Marinella, decisamente più propositivo in questa prima fase di gioco. Ricordiamo, siamo intorno al decimo del primo tempo, risultato ancora inchiodato sullo 0-0 qui al palazzetto di Santa Marinella. Controllo del numero 3 Frusciante, allarga per 9, piove San al destro, sfila alla sinistra di Magni. Nuovamente una rimessa dal fondo per la Cisco Roma, che sta un po' subendo gli attacchi della Santa Marinella. Currò, il capitano alza lo sguardo e cerca il compagno in profondità, non si capiscono i due, la palla sfila sull'out di destra. Cerrotta per Tangini. Continuo, prova il dribbling, si accentra, attenzione al suo destro, preferisce scaricare per il compagno, poi lo stop ancora di Tangini che lascia per Cerrotta. Cerrotta, l'appoggio per il compagno, la palla finisce a Tangini. Pallone dentro per il numero 9 che prova la conclusione di sinistro, ottima l'intuizione di Piovesan, altrettanto buona la respinta di Magni. Padrone di casa ancora in attacco, stanno provando a spingere con questo filtrato, attenzione all'occasione, un altro salvataggio di Magni. Poi c'è il fischio quando il numero 7 stava concludendo di sinistro, Cerrotta ci ha provato. Gioco fermo, però si riprenderà con un calcio piazzato battuto immediatamente dalla Cisco. Pallone portato avanti dal numero 8 Malara. Poi Currò il capitano. Pallone che finisce a Saddam, il numero 10 perde palla, però recuperata ottimamente da Currò, e c'è il contropiede portato avanti da Contino che fa tutto da solo. Azione che sfuma, ma è la Santa Marinella che sta prendendo le redini del gioco, sta imponendo la propria manovra. Nonostante il risultato sia ancora in parità, attenzione a questo filtrante, non si capisce. Sereni con il compagno, il filtrante era del capitano Currò. Buona l'idea, non l'esecuzione. Fase d'attacco per la formazione giallonera con Castelli che appoggia per il compagno di squadra dal lato opposto, poi ancora una volta Tangini. Piovesan, attenzione, pallone recuperato solo per un attimo da Saddam, ma è Piovesan a portare avanti questa azione per il Santa Marinella, che smista sulla sinistra con Contino che va alla conclusione, si allunga ancora una volta Magni, decisamente il migliore in campo fino a questo momento. Attenzione al numero 7, Cerrotta, poi azione centrale, prova a girarsi Piovesan. Azione che non va. Ricordiamo che sono tante le motivazioni per la Cisco Roma, appaiata in secondo posto in classifica, 25 punti, vuole allungare sui diretti avversari proprio il Santa Marinella, che dal canto suo invece ha l'opportunità di scavalcare la Cisco in classifica. Ora Contino per Cerrotta, pallone che finisce a Tangini. Ancora Piovesan, c'è il tocco però di Saddam che la butta in out, pallone però che riprende subito la manovra con questa conclusione caricata da Contino, respinta però dalla difesa dei rossi. Buono il controllo del centravanti pivot della Santa Marinella, arriva però anche il fischio del direttore di gara. Prova ancora il Santa Marinella, pallone portato avanti dal numero 3 che poi appoggia per il compagno, riceve ancora una volta Frusciante, poi c'è Tangini che prova a portare avanti la manovra con questo filtrante.
Piovesan. Pallone sul destro. Tangini. Ancora Tangini dentro per Piovesan. Si copre bene la Cisco Roma, che chiude gli spazi e non concede l'opportunità di andare al tiro. Saddem, dai e viai, pallone, attenzione a questa palla recuperata dalla numero 5 che fa tutto da solo e c'è il gol di Tangini, che porta avanti sul tabellone la propria formazione 1-0 per il Santa Marinella. Riprende il gioco con il Santa Marinella, che è passato in vantaggio intorno al quarto d'ora con un pallone buttato dentro da Tangini. Ma attenzione, ancora un'occasione per il Santa Marinella con Piovesan. È costretto agli straordinari Sereni, che poi rilancia lungo e stava per concretizzarsi un contropiede davvero interessante. La partita entra nel vivo del gioco proprio in questo momento. Righini allarga per il compagno, poi c'è Ciarrotta a smistare ancora sulla destra. Righini, pallone sul destro, linea orizzontale per il compagno, riceve il pallone frusciante, ottimo il controllo, pallone sul sinistro, mette dentro ma non c'è nessun compagno e quindi può ripartire la Cisco Roma. C'è spazio sulla sinistra, viene visto il compagno, poi il sinistro e c'è il pareggio della Cisco, un'azione davvero molto interessante che si conclude con un sinistro a rete per l'1-1 della Cisco. Ristabilita la parità al palazzetto di Santa Marinella, 1-1 tra le due compagini, adesso con la formazione di casa che prova a portare avanti un'azione d'attacco sulla destra, poi ricevere il pallone frusciante, finta il tiro, scarica per il compagno Righini, costretto a passare a Cerrotta, ancora Righini, chiama il pallone numero 18 Leone, a sinistra si ricomincia però dietro dal numero 3 frusciante. Azione ora che si sviluppa sulla destra, riceve Righini, la conclusione alta. Castelli indietro per il compagno, riceve ancora Castelli, Tersigni sbaglia l'appoggio e quindi si ripartirà con una rimessa in gioco per il Santa Marinella. Cerrotta, pallone che finisce dalle parti di Frusciante, il filtrante dentro per il numero 18 che prova una conclusione, si trattava di Damiano Leone. Ora Ciuffoletti, ancora Ciuffoletti, cerca un compagno da servire, si chiude il triangolo, non arriva però alla conclusione. Come dicevamo, una partita che si sta accendendo proprio in questi minuti di gioco. Attenzione al recupero di Castelli, c'era Francesco Righini in agguato, pronto a battere a rete. Uno a uno il parziale, viene chiamato lo schema da calcio d'angolo. È il numero 3 che si può incaricare del tiro, perde però male il pallone, allora riparte la Cisco con questa azione portata avanti sulla sinistra, il filtrante non si chiude questo schema, fase un po' confusa, ma era una buona possibilità per la formazione ospite di riportarsi in vantaggio, visto che il risultato è ancora fermo sull'1-1, sulla sinistra il numero 13 Righini, serve il 18 che poi allarga e arriva la conclusione di Davide Cerrotta. Uno dei più vivaci fino a questo momento, ancora lo schema da calcio d'angolo, riceve Tangini, poi c'è una serie di errori, attenzione, si reclama il fallo che arriva
ma è a favore della Cisco, quindi può recriminare il Santa Marinella per un possibile calcio dal dischetto, non giudicato in tal senso però dal direttore di gara, che concede invece una rimessa alla Cisco. Terzigni per Bagalà. Ancora Bagalà dietro per il portiere Manni. Pensa al lancio filtrante lungo, c'è spazio per ricevere da quel lato del campo. Non si intende però Bagalà con il compagno di squadra e concede un fallo laterale. Ora Currò, il capitano, riceve largo ora per il compagno. Tangini sta incitando tra l'altro i propri compagni. Ora con le mani, Manni direttamente però raccolto dal numero 19, Arvanno, Luigi Arvanno, il portiere della Santa Marinella. Ora Tangini per Cerrotta. Il dribbling di Cerrotta, arriva la conclusione del numero 13, Francesco Righini, non inquadra lo specchio della porta, pallone che sfuma alto sopra la traversa. Manni con le mani lungo di testa, Tangini, c'è Righini che allarga per il numero 7, Cerrotta. È costretto al retropassaggio per il capitano Tangini, ricordiamo autore del primo gol. La conclusione intanto di Cerrotta, parata non difficile per Manni. Lungolinea non controllato da Ciufoletti. Rimessa laterale per la Cisco Roma. Currò. Attenzione al numero 21, Ciufoletti. Intanto Fattori, abbiamo visto fare il suo ingresso in campo e toccare il primo pallone. Cerrotta, poi Tangini. Cerrotta prova l'uno contro uno, pallone sul sinistro. Può andare alla conclusione, ci prova con un attimo di ritardo. Tangini, quel tanto che è bastato per respingere, intuire la traiettoria. Ora Tangini. Manca il controllo il capitano Simone Tangini, autore fino a questo momento di una buona prestazione. Poi va il numero 6, Badaracco. Scavetto giù per Bagalà, che non riesce a controllare questa sfera. Rimessa laterale per il Santa Marinella, battuta immediatamente da Cerrotta. Pallone che finisce tra i piedi di Fattori, lungolinea per il compagno. Possesso palla ancora per i padroni di casa, che sono costretti al retropassaggio nei confronti di Arvanno. Ottimo questo disimpegno di Cerrotta. Siamo nella metà campo di difesa della Santa Marinella. Ricordiamo risultato fermo sull'1-1, quindi situazione di parità fino a questo momento, quando siamo vicini al 25esimo minuto di gioco. Sta per concludersi questo primo tempo. Ancora il capitano Tangini, largo per Leone. Tangini. Fattori, Cerrotta, per Tangini che prova dentro il filtrante, ancora una volta per Leone, arriva il fallo del direttore di gara, secondo fallo anche per la Cisco, situazione di parità anche per quanto riguarda i falli fino a questo momento. Opportunità quindi per il Santa Marinella, si incarica della battuta il numero 5 Tangini.
Intanto esce il numero 18 Leone, entra il numero 3 Frusciante, Davide Frusciante. Sarà proprio Tangini probabilmente che appoggia per lo schema la conclusione di Cerrotta. Sempre reattivo fino a questo momento Manni. La conclusione ancora una volta dalla distanza che non coglie impreparato un ottimo Manni fino a questo momento. Fattori allarga ancora una volta per Cerrotta, stanno arrivando proprio da là i problemi per la Cisco fino a questo momento. Un altro fallo intanto fischiato dal direttore di gara in favore del Santa Marinella. Sul punto di battuta Marciano Piovesan, vediamo se verrà chiamato lo schema, ma chi sarà a concludere questa che sembra poter essere una buona occasione per i padroni di casa. Parte Fattori, lascia al numero 9 Piovesan la respinta del portiere Manni. Attenzione a Tangini. Pallone in out. Cerrotta per Fattori che scarica su Tangini, ancora Cerrotta, pallone sul sinistro, il controllo da parte di Bagalà che prova ad impedire la conclusione, ci riesce, concede però il calcio d'angolo segnalato dal direttore di gara, quindi ci sarà un tiro dal corner per il Santa Marinella. Riceve il capitano, scarica per il numero 9, pallone che non finisce di molto al lato della porta protetta da Manni. Conclusione di Piovesan. Pallone rimesso in gioco, il controllo da parte di Currò. Pallone controllato in due tempi, l'ultimo tocco è il suo, si tratta di Sadem che si trascina il pallone in fallo laterale, battuto immediatamente dalla Santa Marinella che controlla con il capitano Tangini. Pallone per Cerrotta centralmente, cercava il corridoio per il compagno, ma è Sadem a portare avanti questa azione che sfuma nuovamente, c'è un'occasione, c'è spazio per il numero 7 Cerrotta che allarga per Piovesan. Ancora una rimessa in favore dei gialloneri. Fattori per Cerrotta. Poi c'è Tangini che prova a piazzarla alla sinistra di Manni, come sempre preparato su questa conclusione. Davvero uno dei migliori in campo, l'estremo difensore della Cisco fino a questo momento. Dopo un'azione di studio, una prima fase di studio iniziale della partita, il Santa Marinella adesso a fare il gioco e a portarsi con più frequenza in fase di attacco. Tangini per Cerrotta, ancora Tangini, pallone che finisce tra i piedi di Piovesan, la conclusione con il destro, la respinta congiunta tra Sadem e Badaracco ad impedire al pallone di finire nella zona protetta da Manni. Ancora il pallone alzato, uno schema sul calcio d'angolo, c'è la conclusione di Cerrotta che trova però i piedi degli avversari. Estremo difensore del Santa Marinella davvero con pochi pensieri fino a questo momento, tranne il gol che ha portato in vantaggio iniziale la Cisco Roma, poi quasi più nessun problema. Ora Frusciante
serie di finte. Sadem può andare in contropiede, buono questo appoggio per il compagno, troppo lungo però per Sereni, che può soltanto guardare a sfilare in out il pallone. Tangini per Frusciante, pallone ancora tra i piedi di Tangini che va dal lato opposto, l'appoggio di Contino, ora il numero 3 Frusciante, manovra sulla sinistra Contini, poi c'è Frusciante, qualche problema con il compagno di squadra, ora Contino, Tangini, Contino con il destro ancora per Tangini che pensa alla conclusione, diretta e potente tra le braccia però di Mannini che respinge. Tangini protegge questo pallone, cerca un compagno da servire, costretto al retropassaggio per l'ultimo, in questo caso Contino. Arriva il fischio del direttore di gara, quarto fallo per la Cisco. Contino vince il primo dribbling, poi Tangini allarga sulla sinistra per il compagno, c'è l'opportunità di andare alla conclusione, parte però lo schema, pallone messo dentro per Tangini che sbaglia l'appoggio in profondità, ma è ancora la formazione di casa a fare la partita fino a questo momento. Attenzione però al colpo di testa del numero 8 Malara, ma arriva il fischio del direttore di campo di gara a termine di questa prima frazione di gioco, risultato inchiodato sull'1-1, si riprenderà quindi con un parziale inchiodato sulla parità. Tutto pronto per il secondo tempo, arriva il fischio, si ricomincia a parti ovviamente inavvertite, sempre sul risultato di 1-1. Ora il numero 12 Contino riparte in fase d'attacco il Santa Marinella, ancora con Contino che cerca un compagno da servire, lo trova dal lato opposto, poi Fattori. Santa Marinella, ancora la conclusione del numero 12 Contino, la Cisco prova a ripartire ma il possesso palla ancora per la Santa Marinella, poi un fallo, il primo di questo secondo tempo. Sadem cercava il pallone, trova invece le gambe dell'avversario e quindi si ripartirà con calcio piazzato per la formazione di casa, con Tangini sul punto di battuta, a largo sulla destra c'è Frusciante, pallone proprio indirizzato al numero 3, ora si prepara per la conclusione, poi Fattori, Tangini, Frusciante per il 12 che sbaglia questo controllo, può ripartire la Cisco, va ad incunearsi tra due giocatori, ottimo questo disimpegno, buona anche la conclusione portata dal numero 11 Sereni, pallone che sfila fuori, subito pericolo per la formazione di casa che nonostante stia imprimendo il ritmo, i tempi e il proprio gioco agli avversari, rischia ogni tanto di subire il gol del possibile vantaggio avversario. Ora la conclusione del numero 3, ancora Sadem, adesso che recupera il pallone, c'è un compagno che si libera sulla destra, poi a sinistra servito il compagno capitano Currò, pallone che va ad infrangersi sul petto del numero 12 Contino che salva così questa azione che poteva essere pericolosa. Rimessa laterale per Frusciante, pallone allargato a sinistra, c'è spazio per Tangini, lo scarico per Fattori, ancora Tangini, si passa dal lato destro su Contino, manca il controllo, non perde palla però il Santa Marinella che continua a controllare con il capitano Tangini, perde metri però la formazione di casa. Buona questa azione difensiva della Cisco, altrettanto buona, buono l'intervento di Sadem in scivolata. Ora Frusciante, Tangini, buono il controllo di Fattori. Che... Contino,
Pallone dentro per Tangini. Fattori, poi il numero 3 Frusciante. Ancora qualche complicazione su questo dialogo in mezzo al campo con il Santa Marinella, che è costretto a recuperare un pallone che poteva diventare preda degli avversari. Fattori spinge sull'acceleratore la formazione giallonera. Ora Frusciante con il sinistro, controlla la traiettoria Manni senza alcun pericolo. Pallone rilanciato in profondità, di petto il difensore della Santa Marinella, che concede però un fallo laterale per la Cisco. Sereni per Currò. Pallone lungo linea, attenzione a questo pallone messo intelligentemente dentro da Saddam. C'è però il contropiede della Santa Marinella. Occhio a questo doppio dribbling di Frusciante. Si stava rendendo davvero molto pericoloso. Alla fine finisce a terra e non guadagna nemmeno il calcio d'angolo. Rimessa laterale per la Cisco, direttamente per il portiere Manni. Uno sguardo in profondità, Sereni, buono il controllo, anche il disimpegno con tanto di sombrero. Malara allarga per Currò, che cerca un compagno in scivolata. Tangini, rimessa affidata ai piedi di Saddam, corto per Currò, c'è un rimpallo, sarà un'altra rimessa laterale per la Cisco. Attenzione al numero 11, traiettoria però intercettata dall'estremo difensore. Poi c'è Saddam che riesce ad appoggiare per Manni. Ancora Saddam sulla destra. Currò, Saddam, ancora per il capitano che allarga sulla sinistra per Malara. Ancora per Saddam. Currò alza lo sguardo, poi lo scatto del capitano Currò, controllato però da Fattori, pallone troppo in profondità, chiede scusa Saddam per questo passaggio, conscio di aver indirizzato con troppa veemenza questo pallone in profondità, impossibile da raggiungere per lo scatto del capitano. Allora Frusciante, attenzione al controllo del numero 9 Piovesan, che poteva rendersi pericoloso. Currò chiama lo schema in profondità. Malara, il controllo, ora Tangini per Contino, attenzione a Contino, lo scarico dentro, era Piovesan tra due avversari. Frusciante ha pensato all'uno contro uno, poi ha preferito servire Piovesan. Ancora per Contino, pallone respinta da Malara. Tangini per Contino, che prova l'incursione, il dai e vai, costretti a ricominciare da Tangini, che calibra male la misura per il compagno Contino, quindi una rimessa laterale di cui potrà giovare la Cisco. Pallone termina fuori e quindi Manni può andare alla rilancio. Attenzione a questo controllo. Buono l'inserimento del numero 11 Sereni, che perde però palla. Allora Tangini allarga e trova spazio per Frusciante. Ora la conclusione ribattuta da Piovesan, facile preda per Manni, che va al rilancio lungo per Ciufoletti. Pallone intercettato ancora dal capitano dei gialloneri. Entra nel vivo del match la finta di Tangini e poi la conclusione dalla sinistra. Era Contino. Attenzione a Contino.
c'è un po' di difficoltà, si prende qualche rischio il difensore, quell'ultimo della Cisco. Adesso il Santa Maria, attenzione, carica il tiro, continuo, non inquadra lo specchio della porta. Pallone lungo, attenzione, è costretto di testa il difensore della Santa Marinella, che poi è costretto ad un super intervento su questa conclusione da parte del numero 4 Bagalà. Intanto il lancio in profondità, buono il controllo di Frusciante che cerca un compagno, c'è il numero 10, prova la conclusione De Fazzi, Giordano, continua però il Santa Marinella a spingere in avanti, ancora con questa conclusione portata avanti da Contino, riparte il contropiede, interrompe il gioco il direttore di gara per questo fallo con tanto di cartellino mostrato in faccia a Manni. Ed è Frusciante a appoggiare il pallone, non sarà probabilmente lui però, o forse sì, ad incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Può andare proprio lui con il destro, ma può andare anche Piovesan con il mancino, probabilmente però non sarà nessuno dei due a battere questo calcio di punizione, bensì il loro compagno di squadra, numero 10, De Fazzi, che buca Manni e porta in vantaggio la propria formazione, 2-1 per il Santa Marinella. Una conclusione che ha beffato l'estremo difensore Manni, autore fino a questo momento di una partita davvero buonissima, costellata di parate importanti che hanno salvato in più di un'occasione il risultato. Nulla ha potuto fare però su questa punizione che non sembrava micidiale, lo è stata però per efficacia, tant'è che il Santa Marinella adesso in vantaggio con la Cisco che prova a recuperare immediatamente con Bagalà. È lo stesso numero 4 a rimettere in gioco per Castelli, poi Currò. Dal lato opposto per Ciufoletti, c'è una serie di batti e ribatti, alla fine c'era una rimessa già avvenuta per la Cisco con il capitano Currò che controlla sugli attacchi dei Contino, che era andato a disturbare. Ancora Currò, allarga dalla parte opposta, puntuale l'intervento del difensore del Santa Marinella. Bagalà per Currò, Ciufoletti. E ancora Ciufoletti che allarga nuovamente nella zona protetta dal capitano. Buono questo filtrante per Bagalà. Attenzione a Bagalà, ancora per Currò. E c'è il fischio. Commette il primo fallo di questo secondo tempo il Santa Marinella. Ci sarà un calcio piazzato. Currò sul punto di battuta, osserva la posizione della barriera singola del Santa Marinella, c'è solo un uomo, parte con il destro, uno schema, attenzione, pallone dentro e c'è la traversa scheggiata dalla numero 9 Castelli, ottima questa intuizione della formazione ospite, la compagine romana ha sfiorato il gol del pari. Intanto si riprende immediatamente con un pallone controllato in maniera perfetta dall'attaccante, il pivot della Santa Marinella che subisce fallo e c'è un'altra ammonizione mostrata questa volta in faccia al capitano Currò. Terzo fallo per la Cisco fino a questo momento in questa seconda frazione di gioco.
Vediamo se risulterà ancora una volta efficace come prima questo calcio piazzato. Ricordiamo che il gol del vantaggio è giunto proprio sugli sviluppi di un fallo da fermo. Parte Tangini, questo schema va per De Fazzi, il doppio passo, poi carica il sinistro e ancora una volta Manni ad allontanare. C'è qualche difesa, complicanza per la Cisco, che è un po' in affanno in questo momento, costretto agli straordinari Castelli, che riesce a guadagnare una rimessa dal fondo. Rimessa che dovrà essere ribattuta. Currò, Ciufoletti, ancora Currò. Uno sguardo in profondità, è costretto all'uno contro uno, si prende un fallo commesso da Piovesan. Riceve palla Ciufoletti, filtrante per Bagalà, Castelli, ancora Bagalà che prensa al tiro. Terzigni, dietro per Manni, pallone lungo per Bagalà che manca il controllo, riesce però a recuperare il pallone, prova subito il diagonale, ma era arrivato prima il fischio del direttore di gara. Terzo fallo per il Santa Marinella. Ciufoletti sul punto di battuta, siamo a ridosso della linea del fallo laterale a destra in zona d'attacco per la formazione ospite. Parte Ciufoletti con una conclusione, c'è la deviazione di Terzigni che riporta in parità questo match 2-2. Cerrotta, largo per il compagno, riceve però ancora una volta Cerrotta, scarica su Piovesan, si fa vedere Tangini, finta il passaggio, poi manca il controllo Cerrotta, recupera Terzigni, autore del gol del 2-2, lancia in profondità il numero 4 Bagalà, che non riesce a rendersi pericolosa. Pericolosa invece può essere questa azione della Santa Marinella, costretto ad indietreggiare ancora con Tangini. Attenzione a questa incursione di Cerrotta. Tangini per Piovesan, uno contro uno Saddam, che intanto era rientrato in gioco, sfiora questo pallone e concede quindi un fallo laterale per la Santa Marinella. Tangini, non si capiscono, riesce a recuperare Cerrotta un pallone che sembrava perso. Tangini scarica per Frusciante, Tangini alza lo sguardo, c'è libero Cerrotta sulla destra, cerca un compagno da servire, è costretto a tenere il pallone, a tentare il dribbling, riesce però a recuperare Saddam. Attenzione a questo doppio passo, poi c'è la conclusione e c'è la gol del vantaggio, a segno, messo a segno da Ciufoletti. Un po' a sorpresa la Cisco passa in vantaggio dopo aver subito per molto tempo la manovra della Santa Marinella, quindi risultato ribaltato fino a questo momento quando siamo vicini al 20° minuto di gioco. Attenzione a questa conclusione, c'è il palo intanto di Piovesan, subito la reazione dei gialloneri. Sarà rimessa laterale per la compagine romana. Tangini, respinta di testa, mantiene in campo il compagno, il pallone, poi Cerrotta come al solito sulla sinistra, la conclusione
indirizzata proprio sotto al set, la respinta di Manni, ma ancora Cerrotta, attenzione, un'azione concitata della Santa Marinella che ci ha provato con Frusciante, la ripartenza immediata di Bagalà. Attenzione ancora al numero 21 Ciupoletti che fa tutto bene, però manca il gol con questo raso terra dopo che aveva mandato a sedere il portiere avversario. Attenzione a Saddam. Ecco qua il pallone lungo per Saddam, svetta però Tangini che ha la meglio anche per questione di centimetri. Cerrotta si infila tra due avversari, pallone sul sinistro, tenta la conclusione e sta facendo di tutto il Santa Marinella, costretto agli straordinari per tentare di recuperare un match che sembrava essere alla sua portata. La conclusione intanto alta sopra la traversa di Frusciante. Manni alla respinta con le mani direttamente per il compagno, il pivot in questo caso era il numero 11 Sereni. Intanto Piovesan, Tangini, Frusciante, ancora Tangini, Frusciante, riceve Cerrotta, controlla ma sbaglia e c'è un pallone interessante per Saddam che manca il controllo, poi spedisce da solo la palla in fallo laterale, quindi si prenderà in zona di difesa per la Santa Marinella. Cerrotta ancora per Tangini, centralmente allarga sulla sinistra per Frusciante, riceve il numero 9 Piovesan, poi ancora Tangini che cercava il servizio per il numero 7, non si sono capiti i due compagni di squadra e quindi si riprenderà con una rimessa affidata al destro numero 8 che sbaglia tutto. Malarà aveva visto in profondità Sereni, pallone troppo lungo per il compagno in casacca numero 11. Cerrotta, Leone, Cerrotta, Piovesan, pallone sul sinistro, reclama anche un fallo, ma attenzione a questa conclusione che poteva impensierire Manni, portata dal numero 5 Tangini, traiettoria sporcata dalla difesa della Cisco che riesce a salvarsi in qualche modo concedendo però un calcio d'angolo. Tangini controlla, può andare alla conclusione che arriva in questo momento da parte del numero 18 Leone, Damiano Leone, che ha cercato di piazzare il pallone non riuscendo però a disegnare la traiettoria immaginata. Manni con le mani lungo per il controllo, c'è un reclamo da parte del numero 11 Sereni per un presunto tocco di mano da parte di Marciano Piovesan. Concede il calcio di punizione il direttore di gara sul punto di battuta proprio numero 11 Sereni, con lui c'è anche Malara, vediamo chi dei due si incaricherà del tiro ed è il numero 11, unico adesso sul punto di battuta, possibilità anche di scaricare su Terzigni, ultimo di difesa, succede proprio così, manca il controllo, difettoso in questo caso, quindi bisogna ripartire da Manni. Attenzione a questo triangolo perfetto tra
Lotte il numero 11, ancora il numero 11 ed è costretto ad uscire il portiere. Invocano il cartellino oltre che il fallo. Rocchetti era uscito in maniera un po' rocambolesca rischiando di toccare il pallone di mano fuori dalla lunetta di rigore. Rocchetti che è subentrato al compagno di squadra, intanto una conclusione da segnalare debole della Santa Marinella con Saddem, ora che può andare, attenzione alla conclusione, si porta il pallone di sinistro e c'è un giallo mostrato al difensore del Santa Marinella, Tangini, fallo commesso sul numero 10 Saddem. Si procederà quindi con un tiro libero per la Cisco. Ciufoletti. Sarà lui a portare avanti questa conclusione. Arriva il tiro di Ciufoletti, la respinta di Rocchetti in doppia battuta che prima devia questo pallone, lo alza a campanile e poi lo blocca. Respinta immediatamente lunga per il compagno. Attenzione, c'era spazio per Cerrotta, ma la Cisco riesce a farsi spazio in qualche modo. Una fase concitata di gioco con le due compagini che tentano il tutto per tutto, soprattutto la Santa Marinella chiamato agli straordinari per recuperare un match che stava conducendo in avvantaggio, prima il pari e poi lo svantaggio. Attenzione, c'è una buona occasione per Piovesan, buono il controllo, si gira bene però poi scarica addosso all'avversario. Tangini, Piovesan per Cerrotta, pallone dal lato opposto, ancora Tangini che alza un campanile costretto di testa l'avversario, c'è uno scontro durissimo in mezzo al campo tra il numero 18 e il difensore maglia 8 Malara della Cisco. Prima a rialzarsi è Leone, quello che sembra avere avuto la peggio invece è il numero 8 Malara che riceve le cure mediche del suo staff. Sembra nulla di grave, si rialza e quindi probabilmente potrà riprendere il gioco. Sostituzione però in vista proprio per lui. Al suo posto Bagalà. Si riparte con una rimessa dal fondo da parte del numero 1 che sbaglia tutto e consegna la palla direttamente a Rocchetti. Ora Cerrotta. Cerrotta dentro per Contino. Attenzione a questa ripartenza portata avanti da Bagalà. Non si capisce con Ciufoletti che ringrazia comunque il compagno per questa intuizione. Si porta in fase d'attacco lo stesso Rocchetti. Bisogna recuperare assolutamente questo svantaggio. Se così dovesse finire il match, ricordiamo che la Cisco allungherebbe proprio sulla Santa Marinella e questa è una possibilità che la formazione di casa non vuole nemmeno prendere in considerazione. Ecco perché lo stesso Rocchetti si sta portando in fase di attacco, quindi porta sguarnita per la formazione di casa che deve stare molto attenta su questa azione d'attacco. Cerrotta. Fattori ancora per Cerrotta. Cerca la superiorità numerica. Rocchetti da solo in mezzo all'area di rigore della Cisco, costretta ad indietreggiare. Ora il numero 18 Leone, pallone per il 12 Contino, ancora Contino, pallone sul il destro. Occhio a questo intervento che poteva essere rischioso. Cerrotta
la conclusione strozzata, c'è il lancio dalla distanza, la conclusione a porta sguarnita, che però non inquadra lo specchio della porta. Continuo, pallone perso, attenzione a questa manovra, riceve il numero 4 Bagalà, protegge bene il pallone, poi Terzigni, una serie di rimpalli, consegnano il pallone tra i piedi di Saddem, lancio lungo per Bagalà. Manca davvero poco al termine di questo match, attenzione alla conclusione, arriva il fischio. Reclama la panchina della Cisco. Reclama l'allenatore della Cisco per questo fallo, a suo avviso senza senso. C'è una protesta veemente da parte dell'allenatore della Cisco, che sta accusando il Santa Marinella di aver giocato in 6 in campo in quel momento, in quel caso sarebbe stata irregolarità clamorosa. Continuano le proteste dell'allenatore della Cisco. Si riprenderà con un calcio piazzato per il Santa Marinella. Davvero un'occasione ghiotta per i padroni di casa per tentare quantomeno di riportare in parità il match. Stiamo giocando, lo potete vedere, in situazione di portiere volante, ed è proprio lui che si incaricherà di questo tiro. Arriva la conclusione, uno schema, attenzione, perché arrivano anche le proteste di Cerrotta, che va ad inseguire il direttore di gara, ma arriva il triplice fischio. Tra le polemiche, le proteste, entra in campo lo stesso allenatore della Cisco, che riesce a guadagnare punti importantissimi per la classifica. Risultato finale 3-2 per la Cisco. Corsara sul campo della Santa Marinella.